Viaggi, rubrica a cura di Silvia Brindisi. Rubrica a cura di Silvia Brindisi, stiamo parlando appunto di viaggi. E dove andiamo, cara Silvia? Allora, in uno dei posti che spero di riuscire a visitare, che mi sta molto molto a cuore, ovvero sempre oltreoceano, che sempre mi è molto vicine, oltreoceano, ovvero a La Habana. Ah, oh, che bello. Allora, cosa Cuba di così speciale, di così bello per la quale, ecco, prendere un biglietto e andarci? Allora, sicuramente perché è una città molto storica, perché comunque, se non tutti lo sanno, è stato comunque per tanti anni sotto dittatura. E poi, grazie appunto anche alla rivoluzione che fece Ernesto Che Guevara, comunque è stata comunque liberata anche dall'indipendenza, però comunque è sempre rimasta poi, purtroppo, dopo la morte del Che, sempre sotto Fidel Castro. E, però come posto comunque è molto, cioè, nonostante questa sofferenza, perché comunque i cubani per tanti anni non potevano mai comunque andare fuori dal loro posto, e adesso sicuramente è tutto diverso, però nonostante questo loro vivono comunque in maniera sempre molto allegra, con le musiche latinoamericane che certo. Sono sempre molto solari, e poi comunque delle spiagge stupende, bianche, che non finiscono mai. A parte però l'unica cosa forse è che comunque è un po', diciamo, che per il fuso orario è abbastanza, cioè le ore per arrivarci comunque non sono poche, ovviamente dipende sempre da dove comunque si parte. Ed è la città appunto più popolata dell'arcipelago dei Caraibi, il clima è molto tropicale, anche per questo dicevo spero di andarci in mezzo. Beh, dai, ogni opportunità è quella buona. È buona, sì, o comunque deve valere almeno la pena, anche se sono più di 10 ore. Una volta ogni tanto, diciamo, su, che si può fare un sacrificio in famiglia con gli amici, ma certo, sempre piacere comunque viaggiare. E poi appunto si può vedere il mare Con, che sarebbe appunto il lungo mare della Habana, dove si può ammirare, a me cosa un po' romantica, diciamo, tutto il tramonto che appunto c'è sull'oceano. E poi abbiamo il museo della Rivoluzione, che è stato fatto appunto nella residenza della dittatura Battista. E appunto all'interno ci sono delle grandi stanze che hanno i documenti, di foto sulla lotta appunto cubana, e fino a che appunto si possono trovare anche dei documenti, diciamo, dove vengono appunto tutta la situazione che c'è stata in quel periodo. E poi abbiamo anche la Plaza della Rivoluzione, che è un museo, che si trova nel quartiere Vedato, che è uno dei luoghi più simboli della città, perché è uno dei luoghi più storici. Inoltre, il nome della piazza è stato cambiato dopo appunto che è stata fatta la prima manifestazione contro diciamo, la lotta in quel periodo, e soprattutto perché è stata la prima manifestazione grazie sempre a Ernesto Che Guevara e Fidel Castro per la stabilizzazione. Per me, sinceramente, come simbolo ce l'ho sempre avuto Che Guevara come simbolo, ma non a livello politico, però io parlo proprio a livello umano. Tu dici, ecco, no, perché poi sai, magari qualcuno... Facile cadere nella politica, esatto, invece. Esatto, esattamente. Il carisma dei personaggi sono sempre diversi, insomma. Perché è stato comunque un personaggio abbastanza tuttora, è comunque un simbolo, tanto è vero che c'è questa, sai, c'è stato il sorriso all'interno, un grande palazzo all'interno della piazza, per ricordare comunque la lotta che lui ha fatto per comunque il benessere di tutto, contro il capitalismo, contro la giustizia di tutti i deboli, anche per lui è il primo che comunque, essendo laureato in medicina, ha preso comunque il partito per il benessere, comunque per il benessere di tutto quanto, per la libertà anche dei deboli, che comunque stava in difficoltà. E tra questo poi, oltre delle belle passeggiate, però bisogna anche dire che là si sono conosciute alcune cose importanti, oltre alla birra tradizionale, anche il rum, il mojito, perché ovviamente con quel clima, con quei passaggi, è uno dei tanti motivi per cui magari andarci, ecco, diciamo, magari c'è un po' più di specificità, ecco, diciamo, dai. È un insieme di cose che sicuramente messe insieme comunque possano rendere ancora più emozionante e nuovo il posto, cioè comunque si può vedere con cose nuove da scoprire. Ci sono anche tante cose buone da mangiare, come sono curioso, il pure di banana.
banane con olio e aglio. Che non ho veramente mai provata, giuro, davvero. È da provare. Poi ovviamente anche il pesce, perché sono un po' comunque nell'oceano. E poi ho fatto i piatti di pollo e maiale, tra cui la Iaco, che sarebbe la minestra con patate, mais e mangio. E poi ci sono anche diversi tipi di frutta, tra cui i manghi, la papaya, banana e ananas. Perciò io penso che come posso sarebbe davvero... Sì. Cioè uno torna con la vitamina C dentro le vene. sicuramente, beh, se vai a fare un viaggio a Cuba con tutte le cose che ha detto Silvia, beh, di sicuro diciamo ne torni arricchito sotto ogni punto di vista. Ecco. In più volevo aggiungere anche una nota di colore e ricordiamo anche che Cuba è il paese, indovina? Il paese di? Della salsa cubana, che salsa ormai cubana. In tutta... Beh, tu sei esperto. Io sono un ballerino provetto, infatti volevano portarmi alla scala. Porterò anche la Silvia appena viene qua, ti faccio fare un giro di salsa. Non, insomma, anche io sono esperto di altro tipo di salse, però non mi... quella della domenica della particolarmente, domenica, va bene. No, scherzi a parte. Silvia, se hai altre particolarità su Cuba o qualsiasi altro tipo di cosa interessante, te le lascio dire in tranquillità, ecco. Comunque bisogna aggiungere che lì ovviamente si parla lo spagnolo, ovviamente non è una lingua molto difficile, molto comprensibile, e hanno appunto la moneta cubana. E poi c'è un'altra piazza che si chiama la Plaza de Armas, che sarebbe la piazza più antica della città, dove si sviluppa vicino a un giardino ed è sempre ovviamente piena di persone. E durante la settimana c'è tipo un mercatino con diversi tipi di libri. Poi inoltre ci sono quelli dove si possono trovare proprio manoscritti, saggi o comunque discorsi sia della Che Guevara che di Fidel Castro, a prescindere poi dal punto di vista, come dicevo prima, politico. Certo, però certo, comunque certo. Penso che sia comunque particolare riuscire anche a capire come è successo tutto quanto, ma anche capire e vedere come hanno vissuto comunque quel periodo anche con gli stessi cubani, che poi comunque ho visto anche per esempio che le offerte per arrivarci non sono alte, i prezzi comunque non sono, cioè insomma una via di mezzo, però ovviamente bisogna comunque cercare sempre di organizzarsi bene, sono una persona accogliente, solare, certamente. Comunque, come diceva Federico, ovviamente solamente il fatto che amano sempre ballare, perché comunque per loro la musica è vita, ballano, cantano proprio una città veramente colorata, sicuramente è una cosa che rende ancora più speciale tutto, comunque le sofferenze e le difficoltà che hanno vissuto nonostante tutto. Eh sì, perché chiaramente ci sono dei posti dove ancora sono, vivono nelle baracche, è naturale. Certamente. Aggiungo anch'io una nota di colore, ecco, magari qua mi addentro in un campo mio personale, come evento storico c'è stato anche di recente, Silvia, che anche tu sei appassionata di musica, credo, se non saprai magari te lo dico in questo momento, anche di recente, credo, se non erro fra insomma comunque abbastanza recente, c'è stato un concerto a dir poco leggendario anche dei Rolling Stone, che hanno fatto tappa a Cuba, e chiaramente è stato un concerto strepitoso. Fumantino, come si vuol dire. Sì, sicuramente sì, in questo senso. E, possiamo dire che c'era praticamente tutta Cuba a vederli, ed è stato un concerto chiaramente libero a tutti, perché ci fu un momento storico, che appunto era quella, diciamo, una sorta di festa, a tutti gli effetti, con questa, diciamo, linea di demarcazione, ecco, che c'era prima, dove c'era un po' più di, come possiamo dire, di privatismo, ecco, diciamo, quindi privazione, ecco, mettiamola in termini un po' più chiari, c'hai ragione tu, caro Fede, e quindi con i Rolling Stone, diciamo, c'è un'apertura, possiamo definirla, totale, e d'altronde poi anche i cubani hanno avuto modo di godere, sfido chiunque a dire il contrario, di vedere ed ascoltare, chiaramente, musica con la M maiuscola.
E questa era, diciamo, la mia nota. Bravo, la mia nota di hai colore. Hai aggiunto qualcosa di interessante. Complimenti. Però senza quello... viaggiare già lo sapevi, quindi vabbè, la firmo. Diciamo, nel mio piccolo vabbè, diciamo, fa parte della cultura anche musicale, cioè, insomma. Poi tra l'altro anche di recente al cinema c'è stato proprio, ecco, la possibilità di vedere questo concerto galattico, perché così va definito, quindi non so se ci sarà un DVD o meno, okay. Però in ogni caso quelle le cose più interessanti sicuramente le ha dette Silvia piuttosto che la mia citazione. Comunque comunque è importante, perché comunque tutto fa parte di un posto, cioè dalle stanze al cibo, al mare, alle valli, cioè tutto quanto comunque alla fine rende quel posto particolare. Certo. Cioè, è normale che comunque è bello anche soprattutto scoprire e vedere che determinate persone dopo una sofferenza riescono almeno a evadere e sbagliarsi dopo tanto tempo, ovviamente non soltanto come la turistica, perché poi diciamo comunque è una delle mete più visitate appunto da tutti i turisti italiani, e non per appunto come dicevi tu, sia per quanto riguarda anche la storia, però anche la musica latina, cioè è sicuramente un posto secondo me bello da visitare. Dare un bacio presto. No. Sì. Pronto? Silvia? Prego, aggiungi, scusa. Un vuoto. Un attimo di vuoto, certo. Prego, continua. E niente, perciò nel senso ci tenevo per questo, perché comunque non vanno dimenticate, cioè che comunque ogni città ha una storia diversa, ovviamente, però comunque non deve essere dimenticata. Sicuramente ogni viaggio è nuovo, è diverso, però comunque va fatto senza pregiudizi, soprattutto senza pregiudizi, cioè viverlo. E poi dopo ovviamente quando comunque ti torna a casa propria puoi valutare, no, contro, e poi condividerli con gli altri. Certo, è sempre bello quando uno torna poter diciamo parlare di tutte le esperienze, perché comunque il viaggio, parliamo chiaramente non di ragazzini ma di persone un po' più cresciute, certo. Il viaggio nelle mete, che siano europee oppure negli Stati Uniti, è un momento di crescita culturale, quindi è giusto quando si torna condividere questa propria esperienza per manifestare, diciamo, l'entusiasmo o meno a seconda se il posto è piaciuto, ma penso, certo, che... Vabbè, io direi che su Cuba insomma c'è poco di che discutere, secondo me è un posto che insomma per chi può chiaramente è da visitare nella maniera più assoluta, e io sono molto contento, e credo anche tu caro Federico, che la nostra Silvia ci abbia parlato di questo posto davvero estremamente bello ma anche molto particolare. Silvia, io ti voglio ringraziare per questa bella chiacchierata, per la rubrica viaggi, e beh, insomma, comunque gli ascoltatori potranno riascoltarti insieme a Fede già a partire da domani con un nuovo appuntamento di Be Free, oltre che chiaramente come ogni sabato con Riflettiamoci, e poi settimana prossima con i viaggi, con la rubrica viaggi. Io ringrazio te come sempre, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Federico, mi raccomando soprattutto che chi ci sente, spero in tanti, sicuramente, in qualsiasi segnalazione, qualsiasi riflessione, brava, mi raccomando, esatto, contattateci, fateci sapere se volete che parliamo di qualche città in particolare, o se avete anche comunque qualcosa da dire, cioè di positivo, che di negativo, noi comunque siamo qui. Beh, no, il contraddittore ci vuole sempre, assolutamente. Nei vari posti, certo.